Il bambino che non sta bene a scuola, per uno dei sintomi che fanno parte, diciamo, della definizione di caso, viene fatto accomodare in un'altra stanza, come sempre si chiamano i genitori, lo porta a casa, contatta il pediatra e si valuta se è necessario approfondire con il tampone. Noi proponiamo il tampone rapido, se il tampone rapido risulta positivo, si fa la diagnosi con il tampone di biologia molecolare. È questa una delle fasi più delicate temute dai genitori, la comparsa di sintomi riconducibili al Covid. Una volta preso in carico il bambino che dovesse poi risultare positivo, si procederà per cerchi concentrici. Si fa il tampone, diciamo, via via a tutta la classe, non solo a loro, ma anche al personale docente e al personale scolastico che ha avuto a che fare con la scuola. La priorità per il Dipartimento di Prevenzione è la tracciabilità dei contatti, questo significa che l'allerta è massima soprattutto quando l'alunno esce dalla sua comunità di appartenenza, cioè la classe. La classe, diciamo, va mantenuta omogenea il più possibile. Se ci sono invece dei momenti di condivisione, questi momenti di condivisione devono essere segnati quando e chi c'era. E questo vale soprattutto per i post-scuola. Fondamentale sarà la misurazione della febbre, che per i bambini sotto i 6 anni verrà fatta a scuola, i più grandi dovranno provvedere a casa. Noi abbiamo insistito moltissimo come regioni perché venisse misurata a scuola, ma questa non è passata. E quindi il controllo della temperatura va fatto dal genitore per i bambini diciamo, più piccoli, quelli delle scuole primarie, e invece secondo me bisognerebbe responsabilizzare quelli più grandi a controllarsi la temperatura. A essere allertata è l'intera rete di pediatri e medici di base, con la regione che intende a stretto giro di posta distribuire tamponi. Noi siamo disponibili a fornire a loro tot di tamponi rapidi per i propri assistiti perché fanno parte appunto del team che vengono con noi, con i SIS, con i punti appunto di accesso rapido, eccetera, fare le valutazioni e poi eventualmente anche questi tamponi. E a proposito di tamponi, chi lavorerà nei seggi elettorali potrà effettuarlo nei punti di accesso delle ULS. Questa è la nuova linea condivisa con i direttori generali.